Siamo a San Giovanni Fiore, siamo appena arrivati. Stiamo per concludere la nostra fatica. Siamo qui nel centro storico di San Giovanni Fiore. Ecco che i camminatori, dopo 100 chilometri, partiti da Catanzaro mercoledì 11, dopo 5 tappe, stanno per entrare e raggiungere l'Abbazia Florenze. Dopo tanta fatica, tanto sudore, ecco che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, l'Abbazia Florenze, che accoglie le spoglie di San Giovanni di Gioacchino da Fiore. Stanchi ma felici. Ciao. Ciao. Ti seguiamo, così entriamo anche noi nell'abbazia. Lì parlerò poco perché l'abbazia si commenta da sola, la sua bellezza, la sua opera proprio monumentale, voluta da Gioacchino da Fiore, la vedremo tra poco, per cui parlerò pochissimo, se non per niente. Renato, ma... Ed eccolo l'abbazia. Scusate se ogni tanto l'immagine va via, ma ci dovremmo essere. Stiamo entrando nell'abbazia Florenze. Eccoci dentro. Massima la soddisfazione di tutti in questo luogo che trasuda storia, sacralità, spiritualità e anche gran parte della storia della nostra regione. Noi andiamo subito tra poco, vedremo anche dove si riposa Gioacchino da Fiore, se qualcuno ci fa illuminare. Stiamo per entrare nel luogo che raccoglie le spoglie di Gioacchino da Fiore. Ci sono gli infrarossi, perciò vi dicevo. Volete scendere giù? No, le luci servono per far vedere il luogo. Si aprono. Eccoci. Siamo davanti alle spoglie di Gioacchino da Fiore.